Perché lei ritiene che il ruolo del consulente finanziario sia molto importante oggigiorno anche alla luce dei nuovi cambiamenti politici e sociali economici a cui stiamo assistendo? Come abbiamo visto nella conferenza appena conclusa tra me e il professor Carlo Peland, è ancora più importante il ruolo del consulente finanziario indipendente a tutela della ricchezza delle famiglie italiane. In questo scenario di incertezza, dove gli investitori stanno cercando un punto di riferimento per avere delle risposte e per navigare in queste acque, ovviamente è importante che ci sia una figura che faccia solo i suoi interessi e che spieghi in parole semplici quelle che sono le azioni da intraprendere in questa fase di mercato. Cosa pensa della nuova figura del consulente finanziario alla luce dei cambiamenti a cui stiamo assistendo? Esattamente quello che ha detto la dottoressa Armellini. Io mi occupo di scenari globali e quando diciamo che c'è turbolenza, c'è incertezza, in realtà stiamo osservando un cambiamento di mondo. E in questo cambiamento di mondo le categorie del passato non funzionano più. Quindi la tutela del risparmio, non solo, ma anche l'informazione di dettaglio per i propri interessi alle famiglie, non viene solo dalla televisione o dai libri o dagli articoli, viene anche da un consulente finanziario che è in grado di spiegare sia la complessità e la turbolenza che sta avvenendo, quindi vedere i problemi, ma anche le soluzioni. Ecco, quindi diciamo diventa un portatore di ottimismo, secondo me.